Don Merino sono io. Conosco la zona e la Gola del Furlo da più di 30 anni. Dopo un giro del mondo con la famiglia durante un anno, in 2005-2006, sono tornato qui e ho sentito che era il mio posto, dovevo venire. In 2013 ho scoperto che la forestale era in vendita, era la vecchia caserma forestale dello Stato abbandonata da 35 anni. Il comune ha fatto un'asta e dopo ho iniziato a cercare a fare un progetto ecologico, che qui nella zona non esiste, non si fa. Dopo 2 anni di lavori abbiamo aperto la forestale, Luxury Ecologio. Dopo aver viaggiato molto, per me la Gola del Furlo è probabilmente uno dei più belli canyon del mondo. C'è un posto molto speciale, dove c'è un'energia e una bellezza incredibile. Io mi sveglio ogni mattina di fronte al Paganuccio e regalo ogni giorno. La cosa più importante da capire è che la forestale non è un albergo, la forestale è la casa di Don Merlino. In questa casa non c'è una TV, preferisco parlare con la gente o leggere un libro. La forestale è un'esperienza di vita nella natura, una vita a un ritmo più tranquillo. Penso che la gente deve venire qui a cercare la pace e l'equilibrio. Qui abbiamo applicato e pensato tutto in modo della sostenibilità. L'obiettivo primo era l'autonomia energetica. Dunque abbiamo 54 pannelli LG ultima generazione, produciamo 18,5 kW. Abbiamo anche la pompa di calore ultima generazione, le luci sono tutte in LED. L'elettrodomestico è A++, vivere e gestire questa energia con il sole. La lavatrice si fa la mattina quando il sole arriva, non la notte. Facciamo il trattamento dell'acqua, recuperiamo l'acqua piovana per i WC. Altro punto molto importante è l'inerzia energetica della casa con un isolamento che abbiamo fatto, che è un isolamento ottimo perché abbiamo le finestre in triplo vetro, 20 cm di capotò esterno di fibra di legno. Abbiamo la mobilità elettrica con una stazione di ricarica per le macchine e anche per le bici. Che cosa puoi fare quando vieni in vacanza alla forestale? La prima cosa è ovviamente la natura, perché siamo nella bellissima riserva statale naturale della Gola del Furlo. Le passeggiate, il trekking, perché abbiamo centinaia di percorsi pedonali. Siamo nelle Marche, che è una regione molto conosciuta per il bike. Poi per l'estate 21 c'era questo prodotto di prendere la camera con la Vespa elettrica e fare un giro nelle colline marchigiane, che è anche una cosa bellissima. Ovviamente c'è la gastronomia, siamo in un paese molto conosciuto, il tartufo bianco e anche il tartufo nero. Dunque qui al Furlo per 50 abitanti abbiamo 6 ristoranti. Dopo l'estate c'è la possibilità di fare il canoe kayak sul fiume. Poi ci sono tutte le visite turistiche delle città. La prima da fare è Urbino, che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, e anche Gubbio. Direi che venire al forestale è un'immersione totale nella natura, è un paradiso di pace e di benessere, che combina design, ecologia e gastronomia. Una nuova esperienza per le vacanze nel cuore dell'Italia.